qui al mio fianco, io l'ho fatta entrare all'inizio di questa nostra trasmissione odierna, proprio perché anche lei all'inizio di tutta la sua storia, nel suo racconto, non era stata creduta dalla mamma. Poi è successo un altro fatto, anche il paese dove abitava, alcune persone l'hanno messa da parte, l'hanno isolata, l'hanno giudicata, senza sapere veramente quello che fosse successo. Lei, alla fine, per loro era una poco di buono. Peccato che non sapessero che quell'uomo, quel sacerdote, ha abusato di lei dai suoi 13 anni fino ai 17 anni. È stato condannato solamente per i fatti avvenuti prima dei 14 14 anni. anni. Cosa dice la legge italiana, infatti? Sulla pedofilia in materia appunto di questa questione. 13-14 anni. Dai 14 anni puoi essere consenziente, prima dei 14 anni no. Ma mi chiedo, ma com'è possibile che di colpo, nel giro di mezz'ora, Giada sia divenuta consenziente allo scoccare della mezzanotte? Dopo aver compiuto i 14 anni. Partiamo con questa copertina, prima mandiamo la grafica di fine prima parte, grazie. Allora, copertina. E anche mia madre inizialmente è stata incredula ed io per anni sono stata molto arrabbiata con lei, però adesso ho compreso che nel mio caso ovviamente si trattava di un prete, quindi di una persona di cui tutti si fidavano, io compresa. Non mi hanno fatto una perizia, che cosa temevano? Cioè, io capisco che il tempo è passato, come dice la Toncini, però è passato per colpa loro, non per colpa mia, perché io i fatti li ho denunciati subito. Mi affido sicuramente adesso alla Corte Europea di Strasburgo perché faremo ricorso anche lì. Quindi non mollo, vado avanti. Oggi, fra l'altro, so che con il telefono rosa vi presenterete oggi alla Camera dei Deputati. Sì, andiamo insieme alla Camera dei Deputati dove verrà proprio, parleremo proprio del caso di Giada. Allora, vorrei dire a tutte le persone che ti hanno derisa, che ti hanno giudicata, che hanno detto delle cose terribili di te, senza sapere quello che tu avessi davvero subito, che oggi Giada sarà alla Camera dei Deputati per combattere contro questo genere di crimine, questa terribile piaga sociale che da anni, da tanto, da sempre, purtroppo esiste in tutto il mondo e è un fenomeno che va combattuto tutti insieme anche attraverso delle leggi più severe e delle pene più severe. Allora, Giada, E l'applicazione cosa ti hanno anche. detto ad un certo punto? Intanto parte tutto da questo sacerdote che è stato condannato adesso a 4 anni e qualche mese per i fatti avvenuti prima dei 14 anni. Dopo i 14 anni tu sostieni che hai continuato a subire abusi fino ai 17 anni e vuoi giustizia. Sì, guarda, in realtà il problema che mi preoccupa veramente di più è che il mio caso crea un precedente aberrante. Questo è il problema, perché il mio caso è un caso singolare che non trova eguali in nessuno dei procedimenti simili al mio. Il mio caso è unico in Italia, purtroppo, e crea un precedente aberrante perché se la tesi della procura è corretta,
Questo vuol dire che è corretto sostenere che una ragazzina di 14 anni ha espresso libero consenso ad un uomo di 55 anni, 56, 57, e che lui può abusare di lei con il consenso e il benestare della legge, no? Questo è quello che è successo a me, diciamo. Quindi, trovo sia una cosa veramente gravissima, appunto questo comportamento dei magistrati è stato veramente... Brava. Disgustoso, molto. Disgustoso, sono d'accordo. Io sono senza parole. Ma anch'io, ma a 14 anni uno può essere consenziente, non sì. Sei minorenne ancora, no? Poi a me i fatti sono iniziati quando io avevo 13 anni, quindi comunque il fascicolo doveva essere uno e non diviso durante le indagini. Quindi Giada ha detto una gravissimo. Cosa importantissima, il suo caso è stato chiuso. Nonostante i ricorsi, eccetera, continua ad essere chiuso e non è riaperto. Questo è inammissibile. Io penso che nessuno legga cosa contenga quella cartella, perché se la leggessero come l'abbiamo letta noi, assolutamente dovrebbe andare in maniera diversa. Ed oggi siamo lì a combattere questa rete che abbiamo formato, grazie proprio a Eleonora. Abbiamo formato una rete con lei, abbiamo formato una rete con le parlamentari. Oggi faremo venire alla luce questo problema, che è un problema gravissimo, ecco. Quello di rifiutare di leggere praticamente le richieste che vengono fatte giustamente. Allora, prima di sentire l'avvocato, Roberto Alessi, tu conosci questa storia. Credimi, ci troviamo davanti ad una questione che non ha nessuna logica. Non c'è nessuna logica. Cioè, per la legge, uno prima dei 14 anni non è consenziente, dopo i 14 anni può essere consenziente. Peccato che la stessa persona con lo stesso uomo, la stessa bambina con lo stesso uomo, fra l'altro un sacerdote, cioè una persona che avrebbe dovuto proteggerla, difenderla. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che per la legge prima dei 14 anni non sei consenziente, dopo i 14 anni di colpo... Non la sapevo sta cosa. Cambia tutto. Com'è possibile? Non si sente Alessio. Mettiamo l'audio di Roberto, per favore. Si sente? Sì, ora sì. Beh, volevo dire che è spaventoso quello che sta succedendo. Il caso di Giada, che è un caso aberrante, serve per cambiare, ma d'urgenza. Cioè, nel senso, bisogna intervenire non domani, oggi. Per cambiare una legge spaventosa, che c'è qualcosa che non funziona, significa che chi ci sta ascoltando, io anche, a un certo punto esco di casa, vado davanti al liceo che ho qui vicino, mi metto ad adescare delle ragazzine di 14 anni e se trovo una che ha la fragilità o crede o si dà o ha fiducia nei miei confronti, io posso fare qualsiasi cosa ed essere assolutamente in regola. C'è qualcosa di veramente spaventoso, ma questo chi legifera non è che deve entrare in una commissione e pensare, è da cambiare da oggi, perché oggi noi diamo la possibilità a dei delinquenti, perché delinquenti e amorali si tratta, capisci, di poter delinquere su qualcosa che la nostra, non solo la nostra religione, ma la nostra etica condanna da sempre. Com'è possibile che la legge non si sia adeguata a quello che noi consideriamo una mostruosità? Non ci può essere consenso nei confronti di un cinquantenne da parte di una minorenne. Non c'è, non può esserci una legge che dice è possibile che sia. E qui bisogna intervenire d'urgenza e ringrazio la presidentessa del telefono rosa per non lasciare sola Giada e ringrazio anche te Eleonora e Storie Italiane per aver sottolineato una gravità di questo genere. Ma cosa mai sentita, avvocato? Ma è possibile? Quello che mi fa veramente arrabbiare tantissimo è quando sento che altri tribunali hanno un atteggiamento diverso nei confronti di chi subisce questo. Anche ultimamente un ragazzino di 16 anni è stato abusato da un prete di 30 anni e lì si è comportato diversamente, perché il capo di imputazione è stato quello di violenza sessuale aggravata, il prete è stato subito messo agli arresti domiciliari, tutto quello che con me non è successo, e quindi questa cosa mi fa veramente... Ma poi come si può partire, avvocato, da una
concezione, da un concetto in cui una ragazzina di 14 anni possa essere consenziente di un rapporto sessuale con un uomo di quasi 60 anni, al quale era stata affidata in tutela, perché doveva tutelarla quell'uomo. Come si può pensare che una bambina di 14 anni possa essere consenziente? E che esercitava ovviamente un forte carisma su Giada, è ovvio, quindi tutto ha influito. Ma qui è quello che diceva prima la presidentessa. Il punto è che vi è sì certamente l'esigenza di inasprire i trattamenti sanzionatori, perché già nel 2019, quando vi è stata l'introduzione del codice rosso, sono state aumentate le pene di un anno, parliamoci chiaro, mediamente, sì, sia per i maltrattamenti in famiglia che per la violenza sessuale, che per gli atti persecutori. Non vi sono stati grossi inasprimenti ai trattamenti sanzionatori. E poi vi è un problema di applicazione. Come si fa a qualificare il fatto reato per quanto riguarda Giada quando aveva 13 anni con atti sessuali che avrebbe intrattenuto liberamente con pieno consenso? Bisognava partire ovviamente con il reato di violenza sessuale. Allora adesso io vi faccio raccontare. Perché? Scusa, noi sappiamo che perché 18, per la legge dice questo. Non lo sapevo, pensavo ai 18 anni. No, lo so, ma la legge dice questo, motivo per cui oggi si cercherà di fare questa battaglia proprio per cambiarla. Però sai qual è il problema? Che la legge dice anche che nel caso si tratti appunto di una persona che riveste un ruolo di autorità, no? un insegnante, un prete, un maestro, un sacerdote, l'età del consenso sale a 16, e quindi io non capisco perché il giorno del mio compleanno questi mi dividono il fascicolo, cioè è incomprensibile. Cioè, siamo nel 2014. Giada trova il coraggio di denunciare tutto. A quanti anni hai denunciato tutta la vicenda? Ero ancora minorenne, avevo 17 anni. A 17 anni non ce la fa più a sopportare tutto questo. Piano piano cresce e si rende conto di tutto quello che le sta facendo quest'uomo. Quest'uomo è stato condannato comunque a 4 anni e qualche mese, fino, ripeto, ai fatti del 13 anni, dei fatti fino ai 14 anni. Ecco, quando Giada trova il coraggio di denunciare, sentite che cosa scrivono alcune persone che la conoscevano. Scrivono sia al vescovo che al Santo Padre. Sentite. Divinissima Eccellenza, siamo i cittadini dispiaciuti ed indignati da quanto sta accadendo nella nostra piccola realtà. La vicenda della ragazza che ha denunciato il nostro caro ex parroco, Don Marino Genova, infangandolo dell'accusa di violenza sessuale, ci ha profondamente turbato ed è per questo che vogliamo rivolgerci a lei. Come da scritti pubblicati si evince che Don Marino avrebbe abusato della giovane non solo in casa sua, ma anche in sacrestia, quando rimanevano da soli dopo le prove del coro, ma testimoni che fanno parte di esso dichiarano che è assolutamente falso, poiché il parroco non ha mai aperto e chiuso la chiesa al gruppo del coro e che, tra l'altro, lui non era neanche mai presente. Forse non sapevano poi della condanna di questi 4 anni, non... Forse non avrebbero mai scritto questa lettera se avessero saputo poi come andavano a finire le cose. Ma continuiamo a leggerla questa lettera, perché questa la mando in onda per farvi capire quello che ha dovuto subire lei, oltretutto quello che ha dovuto subire anche dalla gente che ci aveva intorno. Per quanto riguarda invece gli incontri a casa di Don Marino, la vecchietta che abita vicinissima a lui dichiara di non aver mai visto la ragazza né entrare né uscire, mai. Le accuse che la giovane muove a carico del nostro ex parroco sono totalmente infondate e questo si nota chiaramente dalle tante dichiarazioni da lei rilasciate e del tutto contrastanti tra di loro. Divinissima Eccellenza, si è mai chiesto come mai la ragazza abbia aspettato ben 4 anni prima di denunciare il fatto? Com'è possibile che lei abbia continuato a frequentare tranquillamente la chiesa, il coro, i parrocchiani e lo stesso Don Marino senza mostrare alcun segno di disagio fisico o psicologico agli occhi di chi la viveva quotidianamente? Per noi è tutta una meschina e assurda messa in scena, architettata in maniera machiavellica con un solo ed unico scopo, il denaro. Da altre fonti abbiamo anche vinto che la giovane non ha mai tentato il suicidio e che non è mai stata ricoverata in una struttura pubblica, come da lei stessa dichiarato.
Oh mio Dio. Allora, mi stanno scrivendo, mi state scrivendo in tanti sui social, dice, ricordiamo, prima dei 14 anni è reato, prima dei 14 anni è sempre reato, dopo i 14 anni è reato se non sei consenziente, ma lei non era consenziente, però non gli hanno dato il reato. Vabbè, continuiamo con questa lettera, sentite. Eccellenza, si chieda come mai quasi 3.000 abitanti non credono a quanto è stato denunciato. O siamo tutti matti oppure conosciamo bene sia la ragazza che il nostro ex parroco. Dirigiamoci un attimo anche verso la corista che, da quanto detto, sapeva tutto. Essendo super partes non può ritenersi attendibile e poi, essendo una donna matura, come mai non ha immediatamente denunciato il fatto alle autorità competenti? In questi casi la stessa potrebbe essere denunciata per favoreggiamento di abusi sessuali su minori. Allora Giada, quando hai saputo di questa lettera fa male a tutti, credetemi. Immagino il male che ha fatto a te, ma leggere queste cose, addirittura che uno possa prendere in mano carta e penna e scrivere al vescovo, al papa. Mamma mia. Divinissime. Scrivere cose di questo genere. Noi siamo tutti uniti contro questa ragazza. Mamma mia, veramente fa male. Cosa hai provato quando hai saputo che avevano scritto tutte queste parole? Cosa ho provato? Diciamo che mi hanno fatto passare i guai, in tutti i sensi. Perché oltre a questa lettera, a parte che poi non potevo nemmeno uscire perché mi accusavano, cioè, con parole veramente molto, come dire, volgari, disgustose. E poi ricordo anche che abbiamo dovuto chiamare i carabinieri perché dovevano passare sotto casa, perché mi avevano anche minacciata. Anche di togliere la denuncia, perché altrimenti mi avrebbero fatto passare guai. E no, il problema è che non si è fermata questa campagna di odio nei miei confronti. Continua ancora? Continua. Proprio ieri sera ho letto una cosa veramente nei miei confronti. Ed il problema è che queste cose, sono passati tanti anni, non riescono a scivolarmi addosso, ma mi fanno male. Io stavo pensando anche alla ragazza di prima, di Trapani, la provincia di Trapani, anche lei in questo paese, con questi quattro ragazzi, anche lei subirà le stesse cose tue. Io a questo punto non lo so, lo so che è una vigliaccata, ma io proverei ad andarmene da quel posto, no. Proverei a ritrovarmi la vita. Invece anche bisogna se è una parlare sconfitta, con le persone. Perché come fate? No, io ad andare non sono avanti? D'accordo. E allora la legge io deve non sono far d'accordo, vedere. Io penso che le persone che se ne vanno si debbano vergognare di qualcosa. Giada non se ne deve andare, Giada non solo deve rimanere lì al suo posto, nella sua casa, nella sua famiglia, ma bisogna parlare con queste persone, bisogna parlare, io credo che molti magari di questi che ti hanno scritto contro anche ieri ci stiano ascoltando, guardate che non è così come pensate voi, Giada non è una poco di buono, Giada è una vittima e ve lo dovete mettere bene in testa. Perché già da oggi sarà alla Camera dei Deputati, davanti a tutti, davanti a una grande associazione nazionale, a raccontare che è una vittima. E tutti quanti noi abbiamo il dovere, anche voi che le scrivete contro, che continuate a perseguitarla, che continuate ad offenderla, anche voi avete il dovere di proteggerla. Il dovere di proteggere tutte le donne che hanno il coraggio di denunciare. Siamo davanti ad una condanna. Quest'uomo è stato condannato. Come fate a non capire? Perché non volete capire? Barbara, vedo che vuoi intervenire. Mente, perché mi vengono in mente alcune delle donne che io ho trattato anni fa che hanno subito lo stesso trattamento, l'essere isolate, additate, giudicate per aver lavato i panni in TV o per aver avuto il coraggio di denunciare. Questo è tipico della concezione culturale sbagliata, siamo sempre lì, a costo di concepire e perdonare e voler capire una violenza che viene fatta ad una ragazza per anni, e questo appartiene soltanto ed esclusivamente ad una mentalità sbagliata, dove tacere è importante, dove l'omertà è importante, e queste sono le cose che vanno anche scardinate, capito? Io vorrei continuare. È tipico con questo. Di molti posti, non ti parlo del sud, perché ad alcune donne che io assisto da anni e anni è successo anche al nord. Certo.
di essere Questa è una isolato, perché hanno avuto sottocultura il coraggio diffusa, di andarsene. non dipende, io lo dico, lo griderò sempre, non dipende dai luoghi, No, non dipende era una dalla volta. sottocultura diffusissima nella Esatto. testa della gente, attenzione, Esatto. ma per carità, dimmi, Posso? No, per dimmi esempio già. loro, anche prima, ma anche adesso, cioè se mi vedono qui dicono che io lo faccio per soldi, che io vengo qui, che voi mi date i soldi, che quindi... Allora, sappiate Cioè... che noi non paghiamo le nostre No. storie, le nostre testimonianze vengono qua Mai in maniera pagate. totalmente gratuita, per cui anche questa è una calunnia. Perché non lo scrivete sotto i nostri post? Vuoi far Perché non l'attrice, scrivete no? contro il telefono rosa? Perché non scrivete contro Barbara De Rossi? Perché non scrivete contro Enrica Lo Bonaccorti? fanno, lo fanno, Perché lo fanno. avete paura? Fatelo, noi siamo qua. Poi magari facciamo anche una bella denuncia alla polizia postale, perché magari chi scrive queste stupidaggini, che mi fanno molto arrabbiare, magari verrebbe anche indagato, chi lo sa? Per cui continuate a scriverle, ma scrivetele a Vigliacchi. tutti, abbiate il coraggio, non vi Sono nascondete vigliacchi. dietro una ragazza sola. Perché Poi questo significa essere vigliacchi, siete voi vigliacchi. dicono anche che io non ho tentato mai il suicidio, che non è possibile, cioè, ma che ne sanno loro? Cioè, io ho tentato 2 volte il suicidio, mi ha salvato, grazie a Dio, cioè, sono riuscita a Non mi salvarmi. Cioè, se pensa. voi in questo momento magari mi vedete anche molto fredda quando parlo di questi fatti, è perché, cioè, nel tempo la mia mente si dissocia da questi eventi per sopravvivere Si più che chiama altro, perché sopravvivenza, per stavo proprio per sopravvivere, dirti perché questo. io, Si chiama cioè, sopravvivenza. io se non attivo questa cosa, io... Anche a te è successa la stessa cosa, Ma Enrica? si Anche chiama tu hai sopravvivenza, ma rimosso certo. per sopravvivere? Ma certo, Eleonora, io qua, me l'hai ricordato tu prima, qualche mese fa mi è proprio scappato, mi è sfuggito, sentendo proprio il racconto di Sì, glielo Giada, che io, quando sì. ho visto prima qui nei corridoi sono rimasta, perché sentendo il suo racconto, la descrizione di quello che lei provava, ho sentito, ho risentito, ho ricordato quello che anche io ho provato quando anch'io sono stata molestata, da piccola, ancora più piccola di te, ero ancora ben più piccola di te. Uno si rigidisce, uno, cosa ne sanno questi? Cosa ne sanno? E tutto questo ti rimane dentro e per salvarti devi staccarti da questo. Per cui lo devi guardare da fuori. Io non avevo mai parlato, non ho mai partecipato a un Me Too di tutti questi talk e ne avrei tante da dire. Proprio perché, non lo so, sono anziana, sono di un'altra epoca. Nell'epoca mia non si rinunciava certamente nessuno, ma anche adesso è così. Io trovo Sì, poca appunto. differenza da adesso. A 60 anni fa, io parlavo degli anni 50, e non capisco perché non si riesca ad andare avanti. Forse, come dicevo Ma prima, tu se non si avevi sentisse. provato a parlare con la tua famiglia, Ma con i per tuoi carità, genitori, a ma no, raccontare quello che ma ti era no. stato fatto, a cercare aiuto fuori? No, no, né quella volta né altre volte con altre persone, perché spesso purtroppo le persone che ti molestano sono molto vicine alla tua famiglia. Altrimenti non, magari non ci rimarresti da sola, no? Non ti affiderebbero. E purtroppo questo accade, insomma. Però, ripeto, se si sentisse da parte della cittadinanza che le leggi sono molto severe e che c'è un disdegno sociale, una condanna sociale forte, forse anche quelli che stanno per commettere qualcosa dicono no, Mamma perché mia, poi vanno in galera tutta la vita. Non vanno ai domiciliari per un po' di sai, non tempo basta la e siamo legge. maschi, allora facciamo Ok, così. allora, Non possono passare questi non discorsi. basta la legge va applicata e va applicata bene, fino in fondo. Purtroppo non succede. Comunque Giada, tu va avanti a testa alta, tu non hai fatto nulla, tu non sei colpevole, il colpevole è quello che ti ha ridotto così. Ricordatelo ogni momento della tua giornata e non ti sentire mai sola. Noi ci siamo, Ma insieme a Giada noi non è tante sola altre. perché ha trovato una famiglia con noi. Beh, perché qui mi sento veramente bene, mi sento accolta, quindi ti voglio bene. Non mi devi fare piangere, poi dicono che piango. No, non mi devi fare piangere, ti prego, ok? Posso fare una domanda, Giada? Certo. Giada, posso farti una domanda intima? Dopo tutto quello che ti è successo, dopo quello che hai visto che può accadere, tu ti sei innamorata di No. qualcuno? No. Sono bloccata al 2012. Ci Cioè, vorrebbe nel il tempo. senso che è lì, fermo tutto.
Ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo, poi accogli la vita. Poi arriverà. Io vorrei dire anche una cosa molto importante, in realtà, che non è stata mai detta, magari la vuole dire lei, il fatto della Cassazione. Cioè, in realtà, nelle motivazioni della Corte di Cassazione, dei fatti fino ai 14 anni, in realtà la Cassazione si è espressa anche per quelli successivi e ha criticato il Tribunale di Larino di non fare, cioè che non hanno mandato i fatti a dibattimento. È quello che abbiamo provato a fare, ma c'è. Cambiate procura. Esatto, la Procura di Larino ha eretto questo muro di gomma. Volevo però precisare una cosa, visto che giustamente avevate detto prima che probabilmente qualcuno sta ascoltando di quelle persone che vigliaccamente si sono mosse contro Giada. Non dimenticate, non so se lo sapete, ma se non lo sapete ve lo ricordo io, che Marino Genova ha ammesso, tra l'altro, di aver tenuto queste condotte. No, perché è un dato molto importante, al di là della sentenza di condanna. Quindi i ben pensanti che hanno detto che il loro ex parroco, esatto, ha ammesso di aver tenuto determinate condotte. Cioè, ecco, questo cercate di metabolizzarlo, insomma, una volta per tutte. Lo ha ammesso anche per avere certamente un trattamento sanzionatorio minore. Voi che avete scritto quella lettera, adesso dovreste scrivere un'altra lettera. Brava. Perché se voi avete scritto che non era niente vero, adesso davanti alla confessione del parroco, okay, e davanti a una condanna in Cassazione, dovete riprendere il foglietto e la penna e scrivere un'altra lettera, dove all'inizio di questa lettera bisognerebbe scrivere uno scusa, Giada. Non lo faranno mai, però dovrebbero, almeno, non so, almeno per evitare una figuraccia. Grazie, Giada. Allora, in bocca al lupo per oggi, fateci sapere come va. Senz'altro. E poi, grazie. Questa battaglia, ripeto, non è finita qui. No. È appena iniziata. Mi dispiace per quelli che scrivono, guarda. Ma è appena iniziata questa battaglia, sappiatelo. E Giada non è sola.